È l'ultimo atto conclusivo del campionato di Serie C2. La Virtus Fondi, con una giornata di anticipo, ha tagliato il traguardo promozione nella massima serie, il campionato di Serie C1. 19 le vittorie conquistate dal team guidato da Gianni Napoli. Quest'oggi l'ultimo atto qui al Palazzetto di Fondi contro il Terracina. Ma andiamo a vedere come è accaduto il tutto in questa giornata. È tutto pronto proprio qui, palla sul dischetto. Ci sarà un minuto di raccoglimento per ricordare la vittima di sabato scorso, Morosini. Tutto pronto, Daniele Porcelli dal Palazzetto di Fondi per Virtus Fondi Terracina, mentre le riprese esterne sono affidate a Enrico Pasquale Coluzzi. Ma parte deciso da Luca Cardillo in questa giornata. Mentre Di Mario, c'è anche il gol proprio dell'ex Olea Simone, che subito dopo pochi minuti c'è stato il gol da parte della formazione di casa. Subito Fantin, lo scambio con Campioni Valerio e c'è il raddoppio, neanche 30 secondi, un 2-0 in Serie C1. Ancora Simone, Valerio Campioni, alzato il pallone, esce maldestramente Giovan Pietro e c'è l'ultimo tocco tra Fantin e Riccardo e Olea Simone. Formazione di casa in vantaggio per 3-0. Ancora Campoli, Raponi, ancora il Terracina, bello ed elegante il Vestoso che ci prova dalla distanza, pallone troppo alto. Virtus Fondi, respira anche il Terracina, ma c'è il G, giravolta, subito il tiro a rete di Conte, ancora all'indietro per Lauretti, ci prova, subito il pallone riconquistato da Daniello, in maniera maldestra, comunque lo mantiene. Il tiro, il piattone, una telefonata, pallone al sala, con il petto la mette giù Di Martino, prova a tirare, ancora Giovan Pietro, respinge come può. E intanto la gara riprende, proprio il Terracina conoscerà la sua avversaria, una delle due. Intanto c'è il diagonale, finisce anche il primo tempo, si va al riposo con le squadre sul 3-0 in favore della Virtus Fondi. Deve dare il pallone all'indietro, ci prova adesso ancora il Terracina, il pallone rabbioso anche maldestro, ancora Campioni si ferma, potrebbe servire all'indietro, lo fa proprio in quest'istante, ci prova dalla lunga distanza Fantin e con l'uscita con i piedi manda il pallone Toscano in fallo laterale, c'è il tacco elegante da parte di Daniello e arriva il gol. Ancora Vestoso, Giovanni, ancora ha solo due giocatori avversari, il tiro di Ialongo per Di Martino, ancora lo scambio tra i due, dalla parte opposta c'è Ialongo, è servito ed il gol, il quarto gol della Virtus Fondi. Ancora Vestoso, Raffaele, subito che si invola Daniello, davanti a sé ha soltanto Lauretti che lo disturba, l'ultimo fazzoletto di campo, non riesce a mettere il pallone al centro, ancora Vestoso, ancora il Terracina, il diagonale dalla parte opposta per Daniello in seconda battuta, c'è nel possesso del pallone, lo serve per Conte, adesso ci prova Olleia, il tiro di Olleia a trovare l'angolino alto, davanti a sé a due giocatori, procede dalla parte opposta, ancora Conte, ancora Campioni, la palla messa al centro, la prima e la seconda battuta, l'ultimo tocco proprio al centro della formazione rosso-blu per questa stagione 2011-2012. Arriva proprio in questo triplice, in questo istante il triplice fischio. Virtus Fondi saluta il pubblico di casa con la vittoria ai danni del Terracina per 6-1.